It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yellow. L'America degli anni 70, diciamo circa un decennio dopo quella di American Graffiti, non tanto diversa però, forse meno ingenua, ma ugualmente sincera e desiderosa di crescere in fretta. Paul Thomas Anderson deve aver colto questa specie di legame con il film di George Lucas, legame spirituale o forse solo affinità. Fatto sta che afferra l'occasione e concretizza una sceneggiatura e una pellicola che sembra il seguito del suo film. Licorice Pizza. Nome per noi astruso, come dire pizza alla liquirizia, che però, come vedremo, ha un suo perché. In americano indica i vinili 33 giri e il film è veramente ricco di musiche che si stampano nella mente dello spettatore, portandolo con dolcezza all'interno dei favolosi 70. Si dice anche i favolosi 60, come sappiamo, ma è del tutto evidente che molte cose che riguardano il tempo in cui si era giovani restano nella mente come sensazioni favolose. Quindi favolosi 60 o 70, dipende dalla nostra età. Comunque, torniamo al nostro Licorice Pizza. San Fernando Valley, 1973. Gary Valentine, quindicenne intraprendente brufoloso, perché 15 anni, incontra Alana Kane, che ha ben 10 anni più di lui, e le dichiara il suo amore. Subito, così, senza alcuna esitazione. Anzi, per farle capire che fa sul serio, dice apertamente che diventerà sua moglie. Certo, forse sbilanciarsi in modo tanto precipitoso può, anzi, certamente genera dei dubbi sull'equilibrio mentale del ragazzo, o perlomeno mostra in modo chiaro la sua immaturità. E fin qui niente da obiettare. Ma, come dice il testo di una famosa canzone di Georges Brassens, il seguito mostra che aveva torto. Noi naturalmente, non Valentine. E i due, la sera stessa, escono insieme. Come amici, precisa subito Alana, che comunque mostra curiosità verso questo ragazzino poco più che adolescente, eppure così dinamico, ma probabilmente anche un po' fanfarone, o almeno tutto induce a vederla in questo modo. Ecco però che in questa prima uscita lui la porta in un famoso ristorante dove il proprietario e i camerieri lo salutano con la familiarità di chi in quel locale ci va spesso. Così scopriamo che Valentine è un attore, un giovane attore, certo, ma è già professionista. Un professionista ha affermato che fa questo lavoro da quando è bambina ed è molto popolare ovviamente tra i più piccoli. Alana invece è una donna adulta. A 25 anni si è senz'altro adulti e dunque è stupita, ma attenzione, non sconvolta. Come se il gap di età fra i loro stesse in qualche modo ridimensionandosi. Continuano a frequentarsi, sempre come amici, anche se a volte sembrano strizzare l'occhio a una presunta relazione amorosa che a tratti sembra inevitabile. E invece nulla. Qualche accenno di gelosia da parte di entrambi, qualche bacio, peraltro mai concretizzato, sorrisi, ammiccamenti, ma alla fine niente. Niente di più. In questo strano contesto, ad un tratto Valentine intuisce che Alana ha bisogno di sicurezze e le propone di tentare la strada dell'attrice. Ecco, sentite cosa gli dice. Se ti chiedono se sai andare a cavallo, di sì, se sai cantare, di sì, ballare, suonare, insomma, devi dare loro le risposte di cui hanno bisogno. Straordinaria metafora del sogno americano, dove ogni cosa è possibile e tutti possono raggiungere qualsiasi obiettivo. Le scorribande continuano e il legame si rafforza. I due attraversano in lungo e in largo la Los Angeles effervescente di quegli anni. Automobili favolose, attori, artisti, personaggi di ogni genere si susseguono attorno a loro e loro si muovono come in un road movie, legandosi sempre di più. È un continuo allontanarsi e ritrovarsi, come una gioiosa giostra allegra e spensierata. Poi improvvisamente iniziano a correre. Il vulcano Valentine ha un'intuizione, tre parole, materasso ad acqua. L'articolo è appena uscito in commercio e nessuno ne sa niente. E nessuno se lo aspetta, bisogna solo stimolare la fantasia della gente e il resto verrà da solo. L'idea è vincente. Vendono senza sosta tutti e tutti si sentono coinvolti. Il sogno continua. È l'America che viaggia con se stessa, che si entusiasma e si lascia trasportare. E Alana e Valentine sono quel viaggio. Se non gli metti in un telaiatura questo coso resterà sempre un gavettone, gli dice lei quando vede in Valentine uno strano rilassamento. Alana ora è sicura di sé. Le segue sono importanti e la piccola impresa si struttura, si consolida. Venderanno il benedetto materasso ad acqua a gente comune e a grandi personaggi dello spettacolo. Beh, siamo ad Hollywood.
Ma ecco che in arrivo un altro business. Sembra che il candidato sindaco liberalizzerà il mercato e l'uso dei flipper. Valentine si lancia una nuova avventura e l'avventura diventa un affare, come tutte le cose che lui fa. Stavolta però Alana non lo segue. Troppo cinismo, troppa voglia di fare. Delusa? Forse. O forse ha solo voglia di riprendere un po' fiato. Alla fine però, in un'immagine tutt'altro che banale, i due si rincontreranno e, come si dice, l'amore trionferà. La pellicola ha ricevuto infiniti riconoscimenti, tra cui 3 candidature ai premi Oscar, 4 candidature al Golden Globe, è stato premiato al BAFTA e all'AFI Awards e al box office ha ottenuto incassi da record, considerando anche la crisi delle sale in atto ormai da anni. Quale può essere il segreto di tanto successo? In fondo si tratta di una storia lineare che a un certo punto sembra anche, se non proprio scontata, almeno indirizzata verso un finale che poi attualmente arriva. E invece no. Il film non ha niente di prevedibile. La sua forza sta nella leggerezza sconclusionata, nello stupore della corsa di questi due giovani, nel loro stupore che diventa subito il nostro, nei personaggi di contorno che non sono affatto comprimari, ma sono essi stessi la struttura della pellicola. Nelle automobili di quegli anni, nell'abbigliamento a volte goffo, a volte leggero, come la minigonna di Alana, nei colori tenui come confetti, i materassi ad acqua e i flipper sono parte del sogno. Non ci sono ancora computer, non ci sono Apple o Facebook o Twitter. Tutto è ancora basic. Sembra di vedere un graffiti lontano 1000 anni. Gary Valentine è Cooper Hoffman, figlio del grande Philip Seymour Hoffman, scomparso qualche anno fa, e Alana è Alana Haim, cantante e attrice statunitense. Nel film c'è tutta la sua famiglia, la famiglia vera nel ruolo di se stessa. C'è anche Sean Penn, Bradley Cooper e Ben Stiller. Insomma, i nomi ci sono. Nomi considerevoli della Hollywood attuale, non come sostegno però, piuttosto come omaggio a personaggi e atmosfere della Hollywood di una volta. William Holden, John Peters, produttore ed ex compagno di Barbara Streisand. La scena con lui è veramente divertente. Dunque un film più evocativo che narrativo. La storia sembra essere in secondo piano rispetto alle emozioni che pervadono la pellicola. Una specie di scusa per rivivere un periodo straordinario. E in questo c'è senz'altro qualcosa di C'era una volta a Hollywood di Tarantino. Il termine licorice pizza, come dicevamo, nello slang californiano indica proprio un disco in vinile, il cosiddetto LP, cioè licorice pizza in realtà long playing. Dato che il vinile è di colore nero, quello della liquirizia, ha una forma piatta e tonda come una pizza. E cosa c'è di più leggero di andare a mangiare una pizza con gli amici? Rilassati, senza impegni, senza pensieri. Beh, credo che il grande regalo che ci ha fatto Paul Thomas Anderson, il regista, con il suo film sia proprio questo, e cioè di averci invitato a mangiare con lui questa gustosa pizza alla liquirizia. Inaspettatamente buona e sincera, come una pizza di casa nostra.